Volevo dirvi che oggi ho fatto la seconda dose del vaccino, Pfizer nel mio caso. Per ora nessun effetto collaterale, a parte ovviamente gli oggetti metallici che rimangono attaccati al sito dell'iniezione, come avevo già documentato in precedenza. Questo è normale perché è il noto effetto della nanoparticella magnetica e del microchip che viene aggiunto dai poteri forti ai vaccini. Seriamente, per ora tutto bene, anche se mi aspetto magari più tardi o magari domani di avere qualche disturbo, febbre, mal di testa, non lo so. Quel che sarà, sarà, non penso che sia un grande problema. Preferisco così e avere una copertura per il Covid che mi garantisca, insomma, una certa tranquillità. A dire il vero, un piccolo effetto collaterale ce l'ho già da ora ed è abbastanza fastidioso. Peggio degli oggetti metallici che rimangono attaccati per colpa del microchip. Ve lo faccio vedere perché così faccio prima, così capite. Diciamo che tendenzialmente tutti i brani musicali che io metto nella mia testa di vaccinato, in pratica suonano come un pezzo di Ligabue. Per esempio, metto i Pink Floyd. Ora metto i Pink Floyd. Proviamo con la musica classica. Metto Mozart. Mozart. Concerto del pianoforte. Mitsuko Uchida. Chissà. Ora, io non lo so cosa avete sentito voi, ma nella mia testa, nel mio cervello, io sento solo brani di Ligabue e per me è un problema gravissimo. Questo effetto collaterale è tremendo perché io odio i pezzi di Ligabue, non Ligabue, che è una persona simpatica, ma proprio non mi piace la musica di Ligabue, non è proprio il mio genere e quindi è un problema davvero peggio delle cose che mi rimangono attaccate, che al limite erano anche comode. Io qui temo che ci siano di nuovo in gioco i soliti poteri forti, cioè quelli che vogliono farci ascoltare solo le musiche che vogliono loro. Impongono queste cose anche con l'uso della vaccinazione. Anche perché a me qualcuno deve spiegare perché non hanno messo il cerotto né stavolta che ho fatto la seconda dose, né la prima volta che ho fatto la prima dose. Perché non mi avete messo il cerotto? Cosa volete nascondere? Ah, tu dici che si nasconde più facilmente col cerotto. Vabbè. Comunque, più seriamente, per quelli che mi massacrano gli zibidei nei commenti di Facebook, di YouTube, dicendo, perché non ci dici gli ingredienti del vaccino, Perché non ci scrivono gli ingredienti del vaccino? Perché lo sanno solo loro? Allora, mentre stavo aspettando il mio turno, leggevo il foglio che devi firmare, quindi lo devi leggere. Nel foglio ci sono gli ingredienti del vaccino. Naturalmente tu, genia o genio delle tastiere di internet, adesso che sai che nel vaccino c'è anche il 4-idrossibutil-azedinil bis esano 6-1 dil bis 2 esil decanoato, sei a posto. Avrai capito benissimo di cosa si tratta. Anche perché è vero che mi scrivi anche nei commenti che i miei video di 18 minuti sono troppo lunghi e bisogna stringere perché sono troppo prolissi e quindi si fa fatica a seguirli. Ma a casa tua sicuramente avrai il Morrison Boyd di chimica organica e lo avrai studiato
tutto come l'Ave Maria. Quindi giustamente io ti devo dare tutta la ricetta su YouTube del vaccino perché magari tu te lo vuoi rifare a casa. Banalmente, che ci vuole, no? www.patreon.com/sergiopistoi. Contro i poteri forti.